Mi aggiro dentro casa, apro e chiudo le porte. Restarvi dentro per un mese di tutti è la sorte. Dalle finestre vedo il sole che mi abbraccia forte. Abbasso le serrande e vado a preparare torte. Ma poi mi accorgo che non sono esperto di cucina. Non uso il dado per il brodo, metto la mucchina. Io non mi abbatto, vado a leggere un libro in salotto. Poi ripensandoci non ne apro uno dal 98. Io questa quarantena non la prevedevo affatto. Per uscire all'esterno porto a far pisciare il gatto, cammineremo per sta casa con il cuore infranto, aspettando che si rimetta a posto tutto quanto. Non mi è rimasto neanche un euro, un esito scommesse, mi manca andare in centro a parlare con le commesse, vado verso l'uscita, le scarpe già sulle ho messe, ma poi mia madre mi strattona e dice non si esce. Quindi Nicola resta a casa, che il virus qua si fa sentire. Quindi Nicola resta a casa, dai non farmelo ridire. Quindi Nicola resta a casa, ora ti trovo da pulire. Quindi Nicola resta a casa, per un po' non si può uscire. Già. Allora rientro piano piano, mossa intelligente. Chiudersi in casa non è mica poi così avvilente. Mi stendo sul divano ma alla tele non c'è niente. Ma perché non ho comprato la Play che è deficiente? Ho i calli sulle mani, oggi ne ho già fatte 7. Mi sa che a fine mese batto il record di pugnette. Ora però mi fermo perché mi fa male la testa. Mi sto annoiando, vorrei andare in giro a fare festa. Metto il giubbotto e mi avvicino all'uscio lentamente. Corriamo via da questa casa al momento è saliente, ma poi mia madre da dietro mi sgancia un gran fendente. Prima ero quieta, ma adesso basta, fai troppo il prepotente. Quindi Nicola resta a casa, che prima o poi potremo uscire. Quindi Nicola resta a casa, che non voglio più inveire. Quindi Nicola resta a casa, e su non farmi più incazzare. Quindi Nicola resta a casa, che ce la dobbiamo fare!